Senta, io su questo progetto due chiacchiere l'avevo già fatte con il vostro manager, però devo dire, per fortuna che esiste il web, perché vedere interpretato così il romanticismo, insomma, di una tale Bauli è meraviglioso. Ma devo dire che hanno usato un modo di parlare diverso dal solito. Io subito ero rimasto, però è molto bello. È un qualcosa un po' più adatto al mondo del web rispetto alla nostra solita modo di parlare, che è più televisivo. Questo qua mi è piaciuto molto, devo dire, sono stati molto bravi. Come vi siete avvicinati a Officine? Insomma, so che tra l'altro in campo c'è anche Aida Partner, so che GPA che ha supportato l'iniziativa, ma l'approccio con i giovani come è avvenuto? Perché cercavamo un modo di parlare in maniera più giovane, in un canale giovane, perché molte persone fruiscono dei media in maniera diversa, con il telefonino, con l'iPad, in internet in generale. E cercavamo un qualche cosa ed ecco che qua è nata questa collaborazione con dei ragazzi giovani che hanno usato il loro linguaggio per un mezzo giovane. Poi come non questo. Le chiedo qual è il suo preferito perché mi sembra scorretto, però se ce lo vuole dire. No, mi piacciono tutti e tre, veramente, mi piacciono tutti e tre. Ce n'è uno più introspettivo, molto bello anche questo qua, che nel lungo periodo secondo me piace tanto, ma gli altri due sono tutti e tre belli. Strappano anche un sorriso il primo poi. Sì, no. Quello della cena. Il primo strappa il sorriso, il secondo fa pensare, il terzo è allegro. No, sono tutti belli, sono tutti belli. Senta, voi investite nel digital il 15-20% del budget, una quota che è destinata a salire. Insomma, come cambia anche la prospettiva di comunicazione di un'azienda come Bauti alla luce dei target che sono poi omnicanali, si può dire? Ma noi investiremo sempre più, credo, nel digital, perché diventerà un canale sempre più importante. Continuiamo a fare logicamente la gran parte degli investimenti nei canali tradizionali, però il digital, cioè, oggi guardiamo la televisione guardando l'iPad, quindi il digital va assolutamente coperto. Non l'avevamo mai molto seguito in passato, perché siamo arrivati tardi assolutamente. Adesso vogliamo riprenderci un po'. Questa carrellata degli anni Ottanta ovviamente l'avete conclusa voi con i vostri spot, perché insomma i jingle sono memorabili. Quest'anno cosa vedremo in TV? Quest'anno Bauli riproponiamo il jingle dell'anno scorso e riproponiamo il filmato dell'anno scorso con qualche novità. Invece su altri marchi andremo a fare qualche novità, è già iniziato adesso la pubblicità, siamo tornati a fare la pubblicità al panettone Bauli, quello senza canditi, che era tanto tempo che non facevamo, e allora lì abbiamo fatto un bel girato, è venuto molto bene. C'è tanto da fare. E sul fronte agenzie, la Sacci e Sacci è la vostra agenzia DV, cioè qualche gara, qualche novità, avete voglia di rimescolare le carte o no? No, in questo momento Sacci e Sacci ci troviamo molto bene. E i giovani li rivedremo, c'è un'iniziativa insomma destinata a durare. Sì, questa è un'iniziativa che è destinata a durare perché ne vengono fuori tante idee, idee belle, girate molto bene, fra l'altro fatte bene, e quindi assolutamente è una strada da percorrere. E noi vi seguiremo. Grazie mille. Grazie.